Allora, anche oggi sto fuori perché è mattina molto presto e non voglio svegliare chi dorme in casa. Non mi sembra il caso con il mio blaterare mattutino sulle parole. Poi faccio vedere gli incubi dopo. Allora, la parola di oggi è una parola filosofica che parla di destino. Ci credete al destino o siete più dalla parte del caso? Cioè gli eventi accadono così, in modo casuale, come dice la teoria del caos, oppure c'è un disegno? C'è qualcosa che... Perché la parola di oggi si riferisce proprio a questo, contingibile, viene da con più tangere, toccare, cioè toccare con, e si riferisce a tutti quegli eventi che ci possono capitare che sono imprevedibili, cioè non li puoi prevedere, ma possibili, cioè possono accadere. Quindi non quegli eventi imprevedibili e totalmente fuori da ogni... Cioè, faccio un esempio, no? Una pandemia è un evento imprevedibile ma possibile, perché insomma non è qualcosa che è cascato, per molti è arrivato così, però in realtà era qualcosa di cui le persone più attente, prendiamo ad esempio Bill Gates, ne parlavano già anni fa di questa possibilità. Invece un evento imprevedibile e impossibile è che un'astronave aliena adesso mi recapiti qui una tartaruga che è fuggita dalla Terra 1 milione di anni fa. Cioè, questo veramente, cioè, capite la differenza? Non che questo secondo evento sia totalmente impossibile, ma ha un livello di improbabilità tale che lo fa avvicinare adesso, sarebbe epica se veramente fosse una tartaruga dal pianeta, non so, una bella tartarughina qua. È bello svegliarsi presto perché fai dei discorsi senza senso. Non che nel resto della giornata tu faccia discorsi con molto senso, ma se ti svegli alle 6 è bello fare questi discorsi. Ecco, contingibilità, quindi che ci riporta poi la differenza fra il contingente e il necessario. Due parole che comunque ogni tanto usiamo, la parola contingente, in questo contingente, anche se ha altri significati, ma la contingibilità è l'imprevedibilità, ecco, dell'accadere. Quindi le persone, come dire, molto ansiose, provano ogni volta a pensare a tutte le varie contingibilità, a tutto ciò che può accadere, perché loro vogliono avere tutto sotto controllo. Gli ansiosi, l'ansia nasce molto spesso dall'incapacità di controllare ciò che sta per accadere. E quindi invece le persone particolarmente invece ottimiste, o comunque non stanno molto a guardare le imprevedibilità, e anche se accadono, sono in quel caso fataliste, perché dicono: vabbè, doveva succedere. Vedete che è veramente una parola filosofica quella di oggi. La domanda importante è questa: vi è mai accaduta una contingibilità totalmente imprevedibile, ma possibile, che vi ha stravolto la vita? A volte succede, e sarebbe figo, sarebbe carino. Usa parole, fai la parola del giorno, fai il dotto. Sarebbe interessante se me le raccontaste qui sotto. E vado ad aspettare la tartaruga da un'altra parte.